Mi chiamo Bruno Rossici, lo faccio pubblicitario, comunicatore di tutti i quartieri della tutta parte, diciamo così, di messa in comunicazione degli eventi che il quartiere fa. Il motivo per cui sono qui è perché me l'hanno fatto fare l'anno scorso, dice che non è venuto tutto sommato male e allora mi rifare anche quest'anno. Va bene, ora però non dopo che te l'hanno, sì, non c'è. Va bene. 6:28, intanto vi do due elementi, finirà presto, tipo alle 8:20, sì, un paio d'ore ce ne giochiamo, ricordandosi che poi c'è l'aperitivo e poi c'è alle 21 c'è un evento nella zona eventi del parco di cui parleremo più qua. Poiché siamo già 4 minuti in ritardo, io darei subito inizio al racconto di questa serata, dove sappiamo che presenteremo 5 premiati che in qualche modo rappresentano il, come dire, quest'anno sono stati selezionati dalla Commissione di Cultura del Quartiere, 4 per rappresentare, come dire, la punta di un iceberg che è la cultura del quartiere. E io l'anno scorso mi ero fatto degli appunti per chiedere a Mirko Tormentoni, che è il presidente del quartiere 4, mi ero fatto degli appunti per chiedergli appunto qual era il senso di fare un premio ed intitolarlo alla cultura. Ho preso, siccome poi lavoro sul computer, ho fatto il copia e incolla, le domande sarebbero le solite, per cui molto brevemente Mirko, qual è il senso istituzionale, ma anche vero, etico, profondo, di un premio, o diciamo, riconoscendo un premio alla cultura nel quartiere 4? Ma è un senso importante per noi, fra l'altro ricordiamo che è venuto da una decisione del Consiglio del Quartiere, non è una cosa che ci siamo tolti dalla testa, non siamo, come si dice, uomini sole al comando. Siamo un collettivo che a un certo punto ha valutato l'utilità di istituire, come da anni esiste il premio allo sport Villa Vogel, il premio i riconoscimenti alla cultura Villa Vogel, con l'obiettivo di non tanto di come dire, emergere in un panorama nazionale per dire adesso c'è il premio Villa Vogel dove arriveranno premiati e insigni da tutto il mondo, ma perché noi siamo convinti che il nostro territorio, le nostre comunità siano vive e vivaci anche grazie a una ricchezza straordinaria di partecipazione fatta di associazioni culturali, laddove per noi cultura è un concetto abbastanza ampio, molto ampio, che ha anche un valore sociale, un valore educativo, un valore di partecipazione, di impegno civico. Nel nostro quartiere, come nella nostra città in generale, sono davvero tante le associazioni culturali di varia natura, su varie discipline, vari settori, che danno un contributo importante, che danno soprattutto, offrono ai cittadini luoghi, momenti di arricchimento, di crescita, di partecipazione, di condivisione, e quindi sono uno strumento fondamentale per la vita delle nostre comunità. Per questo il premio, per questo però poi anche la decisione, come sullo sport, di lanciarci oltre l'ostacolo e quindi pensare anche dal nostro piccolo di poter riconoscere il valore culturale, sempre con quell'accezione, con quel significato, soggetti che operano anche su un livello più ampio di quello di quartiere, quindi cittadino, comunità. Per questo poi vedremo anche quest'anno che abbiamo due premiati per
riconoscimento di un'associazione di volontariato che rappresenta un riferimento sul territorio per l'intercultura, la fidelizzazione, la vitalità dei luoghi di lettura, l'animazione e le numerosissime iniziative presso le biblioteche e gli altri luoghi del quartiere. Per il loro impegno a continuare nella diffusione della cultura come mezzo di emancipazione, di crescita e di aggregazione. Riconoscimento di lavoro di cultura 2016 a Liberamente 12. Fanno un luogo
ancora parte di questa grande struttura che è la biblioteca.